Ciao fans, nei giorni scorsi ho fatto un acquisto che ha suscitato molto interesse e mi avete bombardato di domande. L'acquisto è questa nuova visiera per il casco, che è in realtà oro con dei riflessi rossi, cioè in base a come la mettete potrebbe essere anche rossa con dei riflessi oro, comunque è qualcosa di spaziale. Comunque ho comprato questa nuova visiera perché l'ho vista su eBay, stavo cercando così a caso le visiere per il casco e uno dice ma non c'è niente di meglio da fare, quindi ho trovato questa nuova visiera, ho detto che bella, adesso la ordino. Costa circa 35 euro, quindi niente di eccessivo, e so già cosa mi avete chiesto tutti e me lo chiederete anche qua, quindi prima che lo chiediate: ma è legale? No, in teoria non è legale, nel senso che le visiere colorate sono omologate, che poi diciamo che sono legali solo in pista, non sono legali in strada. Questo perché ovviamente per fare qualcosa di omologato in strada deve permettervi di guidare in qualunque condizione. Capite bene che se tramonta il sole con una visiera così, e vi assicuro che è veramente scura, capite che diventa anche difficile girare, quindi non può ovviamente essere omologata per uso in strada. Resta comunque il fatto che neanche la visiera di luna, né tantomeno quella originale che era inclusa con il casco, tecnicamente non sono omologate. L'evidenza è che comunque giro con visiere scure o a specchio, che secondo me non sono pericolose, anzi, visto che porto le lenti a contatto e la luce mi dà molto fastidio, sono una comodità, una salvezza, non sono qualcosa di pericoloso. Chiaro che se le tenete su col buio siete un po' scemi. Vero è anche che ci è capitato, perché con i Duke non c'era spazio per portarsi dietro niente se non l'indispensabile quando si viaggiava, e nello zaino le visiere di ricambio non ci stavano, mentre quest'anno in Sardegna con le borse laterali ce le siamo portate, e quando è capitato di dover guidare di sera o che comunque fosse tramontato il sole abbiamo cambiato le visiere, e questa ovviamente è un'enorme comodità. Quindi detto questo, le uniche visiere omologate in strada sono quella trasparente e quella leggermente fumé. Tutto il resto è omologato solo pista, perciò per rispondere alla domanda, è omologata? No, non è omologata. Però è anche vero che appunto in tutto il tempo che giro con visiera a specchio o scure, e è da quando ho 14 anni, ne ho 31, non mi è mai capitato di essere fermato, non mi hanno mai fermato in moto, mai, in tutti questi anni, e soprattutto anche varcando molte volte le frontiere, quindi Svizzera, Austria, Francia, non è mai successo che in dogana ci fermassero. Vero è anche che quando entriamo in dogana alziamo sempre la visiera per farci vedere in faccia, e qui mi sovviene maggiormente il dubbio di perché non ci abbiano mai fermati. Comunque, non ci ha mai dato problemi questa cosa, perciò ho detto, ma sì, compriamola e vediamo come sta. Quindi adesso innanzitutto vi faccio vedere quanto è facile sganciare la visiera dai caschi HGC. Hanno fatto un sistema di sgancio veramente fantastico, mentre ad esempio col casco che avevo KTM, per sganciare la visiera c'era ogni volta da impazzire, ma veramente, ci mettevi magari mezz'ora a cambiarla. Allora, il sistema di sgancio delle visiere HGC è una cosa veramente stracomoda, perché basta tirare sulla visiera, spingere questa leva, ripetere l'operazione. Quindi visiera sganciata, questa comunque è molto più chiara di quella nuova, guardate. E adesso andiamo a installare questa nuova visiera, veramente fighissima. Mettere la visiera è facile almeno quanto toglierla, nel senso che niente di particolarmente complesso, bisogna fare esattamente la stessa cosa, solo che va incastrata. Visiera montata, l'effetto è veramente, secondo me, bellissimo. Tra l'altro in questi giorni HGC ha lanciato un nuovo casco che, secondo me,
è molto più bello di questo, e se ci fosse stato quando ho comprato questo, sicuramente avrei comprato l'altro. Quindi per Natale non mi resta altro che spendere altri 600 euro. Adesso dico così, ma poi so già che non li spenderò. Comunque, l'effetto visivo è veramente bello, secondo me. E adesso vi faccio vedere anche come sta indossato. Tra l'altro, immaginatevi in moto, in carena, magari su una super sportiva che fa sempre più scena, così. Cioè, quanto spacca. Bellissimo. Comunque, ve lo dico con il casco addosso, vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo che la visiera l'ho comprata su eBay in un negozio che in realtà ha la sede fisica a Morbegno, si chiama Moto Store, che ringrazio per avermela spedita con un bello sconto. Quindi andate su eBay se volete anche voi una visiera del genere e lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti gli altri social. Ciao fans!